Bimbo Band. Ma buonasera, bentrovato Joe. E bentrovata pure te, Silvietta. Ma sei sempre qui tu, sempre eh? Presente, hai visto, non manco mai. Non manchi mai, ammalo, bravissima. Non t'ammali, sempre presente, presenzialista. Ma insomma, basta. Non se dici, ne come quelli che vanno sempre nelle trasmissioni. Sì, perché tu togli la scena al Polpo Pippo. Ma figurati, Polpo Pippo è così bello, gigante, c'è tutta la sua scena. No, ieri mi ha telefonato l'agente del Polpo Pippo, ha detto, il mio cliente è un po' oscurato dalla presenza della Silvietta. Tu dici? Ma sì. No, secondo me il polpo viene valorizzato bene. Vabbè, adesso gli prendo anche così un tentacolo, così almeno lo accarezzo. Adesso però parliamo di un argomento di cui il Polpo Pippo non deve sapere niente, perché è il cibo, perché non lui spesso a volte rischia sempre di fare una brutta fine, per fortuna quello noi lo preserviamo. Quello sì, è anche un po' cicciotto Polpo Pippo, sì, peraltro, sì. Uno che mangia bene secondo me. No, volevo parlare un po' di cucine, sì, di cibo, perché è il mio nuovo hobby. Oh, che bello. Sì, volevo dirtelo così, darti questa notizia. Già che non ci si vedeva abbastanza, adesso esatto, anche la cucina. Adesso stavo pensando anche alla cucina. Oh, e vorrei farti sperimentare un po' dei miei piattini che preparo. Non è facilissimo. Senti, mentre tu parli di cuoche e di cucine, io parlo di una cuoca molto particolare. Ah, che tu conosci anche perché bene. Tu conosci... Ah, molto bene. Sì, conosciamo sì, anche una cuoca molto particolare. E io intanto vi racconto dei miei esperimenti, nel senso che io pensavo fosse abbastanza facile imparare a cucinare. Ma? Lo fanno le nonne, lo fanno le mamme. Esatto. In realtà io faccio un po' di pasticci, ho qualche problemino. Ah, ebbene sì, nel senso che ad esempio ho provato a fare una super torta. Ho fatto una torta favolosa che mi ha insegnato un nonnino che ho conosciuto l'altro giorno. Questo nonnino è specializzato nelle torte e mi ha insegnato a fare questa torta favolosa, che è una torta con le noci, sì, col cioccolato, bella pesante, con le uova, però con le torte buonissimissimissime. Sì. Allora io l'ho fatta per i miei amici, sì, giusto? Per fare un bel figurone. Ecco, esatto, mi sento un po' come quella cuoca lì in questo, sì, momento. Perché ho provato a preparare la torta, ho messo tutti gli ingredienti, ho girato, Poi l'ho servita, era bellissima anche. Poi l'abbiamo assaggiata, faceva veramente schifo. Perché? Perché avevo confuso lo zucchero col sale. Capita. No, si mette non gli occhiali. Ma c'è un ottimo organo infallibile, la lingua, che tu mi insegni. Se... Cioè, dovrei assaggiarle le cose. Certo, tutti i cuochi devono assaggiare, ma tu non osavi assaggiare la tua. Ci aspetto il risultato finale. Invece, succede che a Loca Cuoca, che sì, lì la vedi in carina, è capitato un vero guaio. Ahia. Un'oca vestita da cuoca. Un giorno, per fare un bel gioco, riempì un gran pentolone di acqua freschissima e buona. Quello è buono. Ci accese di sotto un bel fuoco, finché non bollì poco a poco. Ai 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 ai, loca cuoca, che gioco gioca. Ancora. Ai 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 ai, loca cuoca, anche gioco gioca. E quando fu l'acqua bollente, ci mise del sale abbondante, aggiunse uno spicchio d'aglio, ma questo fu forse uno sbaglio. Cipolla, basilico fino, tre foglie di buon rosmarino. Ai 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 ai, loca cuoca, a che gioco gioca. Ai 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 ai, loca cuoca, che gioco gioca. Senti mo, cosa succede? Infine aggiunse la menta e poi si ritenne contenta. E senza scomporsi quell'oca, si tolse il vestito da cuoca. Lo appese per bene ad un chiodo, e poi si tuffò dentro il brodo. Ai 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 ai, loca cuoca, che gioco gioca. Compianto. Ai 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 ai, loca cuoca, che gioco gioca. Pim pim pa 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 pa. È
stordita bene quest'oca. Oca cuoca, oca loca. E se tu in spagnolo traduci loca, trovi esattamente il significato. Loca sciocca, loca scema. Ma quanto ne sai? Scema locca. E vabbè, ma noi favoloso. Siamo contenti lo stesso, perché tanto c'è il polpo Pippo. Che... Cosa vogliamo di più dalla vita? Grazie, Gio. Tra l'altro, tutto si trova su iTunes, giusto? È vero, si trova tutto su iTunes e a volte anche nei negozi di dischi. Pensa a volte, po'. Dici. Non tutto, ma qualcosa ma c'è. Ma tanto qualcosa c'è. Grazie mille per essere stati con noi. Buona serata a tutti. Ciao, anche oca, al cuoca. Ops, figlia butera. Ops. Bimbo Band.